come inviare correttamente una demo ad un'etichetta discografica. Ciao a tutti, in questo video darò una serie di consigli su come inviare una demo ad un'etichetta discografica, ma soprattutto farò chiarezza sugli errori da evitare per non perdere l'opportunità di essere letti ed ascoltati. Chiaramente questo video è dedicato principalmente ai produttori che da poco si sono affacciati al mercato musicale. Innanzitutto bisogna che siate più che convinti che quello che state per inviare sia un brano che vi soddisfa al 100% e che avete fatto tutto il possibile per rendere la vostra traccia in linea con la qualità del mercato in cui volete inserirvi. Selezionate accuratamente le etichette alle quali inviare il vostro demo in base al genere prodotto. Questa operazione vi darà già una prima scrematura. In seguito scegliete con cura quelle label o case discografiche che vi interessano maggiormente e concentratevi solo su quelle. Selezionate le vostre 5-6 label preferite ed incominciate da quelle. Infatti non è professionale mandare 100 mail dello stesso brano nello stesso momento a svariate case discografiche. Nel caso capitasse che due vi rispondessero positivamente perché interessate alla pubblicazione del vostro brano, sareste costretti a dire di no ad una di loro, e questo non è mai una cosa positiva. Scrivete chiaramente nell'oggetto di cosa si tratta. Nel testo poi scrivete una breve presentazione di chi siete, di cosa fate, di cosa avete inviato. Evitate autocelebrazioni, ma siate il più professionali possibile. Scrivere in modo educato e corretto è già un primo importante passo per farsi leggere ed ascoltare. Chi riceve centinaia di demo ogni giorno cancella in modo sistematico le email che non hanno queste caratteristiche. Tutte quelle mail che contengono solo un link, senza alcuna spiegazione o presentazioni, sono praticamente inutili. Fornire dettagli come i vostri contatti social e di cosa vi occupate è molto importante. Scrivete di eventuali collaborazioni con altre etichette. Abbiate cura di inviare la traccia finita e masterizzata. Il brano deve essere già pronto per essere pubblicato. Non commettete mai l'errore di scrivere una mail dicendo: ti invio questo progetto, deve essere ancora ultimato, ma nel caso ti piacesse possiamo finirlo assieme, o altre sciocchezze di quel tipo, insomma. Non inviate mai un file MP3 o ancora peggio un file WAV nell'email. La cosa migliore è inviare un link privato di SoundCloud, oppure, se non avete ancora un profilo di SoundCloud, inviate un file WeTransfer. Concludete quindi l'email dicendo che attendete un feedback anche negativo. Andate per eliminazione, scendendo nella vostra classifica di preferenze, inviando una dopo l'altra le email con calma. Avete messo impegno e tempo nella realizzazione del brano, non sprecatelo per la fretta di concludere questa fase di ricerca. Nel caso qualcuno vi rispondesse chiedendovi alcuni cambiamenti o miglioramenti sulla traccia, prendete questa occasione per cominciare ad instaurare un rapporto di reciproca fiducia. È già molto difficile ricevere una risposta, e se un A&R di una etichetta decide di rispondervi con dei consigli, potete solo ringraziarlo e cercare di migliorare il vostro prodotto. Come in tutte le cose, serve tempo e perseveranza. Non abbattetevi nel caso non arrivi nessun feedback positivo e passate alla prossima produzione cercando di migliorare sempre. Nella descrizione del video trovate un esempio di email da inviare ad una label. Come sempre, inviate le vostre domande a office@jwork.com.